fino alle ramificazioni delle cellule nervose sono tutti esempi di reti complesse. Perché io sono diverso, l'uomo rappresenta c'è simbiosi tra gli umani e gli elementi che lo circondano, c'è corrispondenza. Jake, secondo te, come si è originato l'universo? L'origine, a tuo parere? Da un ammasso di galassie, lontano 250 milioni di anni luce, si è sentita una nota, un suono che l'orecchio umano non può percepire, in quanto è molto basso. Un miliardo di volte bassissimo di tutti quei suoni più bassi che gli umani possono percepire. Questo sta a significare che la materia è vibrazione, ossia ci sono dei sinusoidi con delle frequenze che variano dall'infinitamente basso, nel cui campo siamo attratti e ci fanno sprofondare nella materia e nel dolore. Al rovescio si osserva la goccia d'acqua che pure esce dal rubinetto. Non mi sono mai domandato la posizione a sud della sosta. Il DNA umano ha questa analogia con il genoma dei suoi stessi simili. Questo piccolo particolare è reciproco per tutti gli altri individui. In parte è il risultato delle aspettative di chi ci ha creato. In questa stanza in cui una goccia minuscola d'acqua cade da un rubinetto, il mio occhio, come un obiettivo macro, riprende la goccia e la proietta enormemente ingrandita della mente. Ci accorgiamo allora che, come lo specchio convesso degli antichi pittori famosi, la goccia raccoglie la nostra immagine rovesciata, un minuscolo ritratto in movimento invisibile a occhio nudo. Poi il ritratto si allunga, si deforma, scompare. Un amplificatore di latte che assorbe il suo rumore della goccia che cade, sottolineando lo sparire del ritratto con la forza di uno sparo. Ma al rubinetto un'altra goccia subito si forma e un altro ritratto appare, un nuovo ritratto in cui siamo più maturi di qualche secondo. C'è simbiosi tra gli umani e gli elementi che lo circondano.